Il Consiglio Comunale di Foggia nell'ultima seduta ha approvato la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-19, un voto a larga maggioranza che servirà ad adeguare l'importo annuale che ammonterà a 2.700.000 euro da riconoscere a chi si aggiudicherà il progetto di finanza inerente alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la fornitura di energia elettrica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impiantistica di ammodernamento tecnologico e funzionale, oltre alle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. Con il suo voto favorevole, inoltre, l'Assemblea consiliare ha inserito in bilancio 1.400.000 euro, adeguando l'iniziale previsione di 1.263.000 euro contenuta nel protocollo d'intesa siglato tra Comune e Società Foggia Calcio, propedeutico all'approvazione della relativa convenzione da parte del Consiglio Comunale per l'utilizzo dello stadio comunale Pino Zaccheria, somma finalizzata a realizzare tutte le opere necessarie alla valorizzazione dell'impianto e al suo adeguamento per l'iscrizione del Foggia Calcio al campionato di Serie B. Il Consiglio Comunale infine ha approvato la delibera con cui è stata definita la riapertura dei termini fissati adesso al 30 settembre per la presentazione delle domande finalizzate all'adesione dei cittadini alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali.